Oggi iniziativa sul Made in Italy in un'azienda che di fatto è di proprietà giapponese. Forse è il segno che bisogna sempre di più pensare in maniera globale. Assolutamente sì. Vede, già il nome dell'azienda di per sé fa capire che le aziende del Made in Italy sono un ponte, sono un punto di collegamento tra l'Italia e il resto del mondo. In questo caso abbiamo l'Italia del Giappone e come Made in Italy conquistiamo il resto del mondo. Quindi è un'eccellenza che assolutamente mi fa piacere visitare, che rende onore sia all'Italia e che fa vedere anche la nostra capacità di collaborare in tutto il mondo. Tra le eccellenze del Made in Italy che esprime questo territorio, anche l'acciaio, che cosa c'è in ballo rispetto al piano della siderurgia nazionale? Purtroppo sono qui in questa mia veste, purtroppo mi attengo ad Alcantara. Per quanto riguarda l'altro settore, non sono in grado di darvi informazioni privilegiate o particolari, quindi preferisco attenermi al tema di oggi. Presidente, obiettivi per il 2023 e per il futuro di Alcantara? 2023 continueremo nel nostro processo di crescita, dovrebbe essere un anno di sicuramente di crescita, soprattutto considerando la fine definitiva della pandemia e si intravede inoltre un miglioramento sul fronte energetico. Quali sono i settori sui quali maggiormente è impegnata Alcantara in questo momento? Ma Alcantara è un brand assolutamente trasversale, abbiamo una presenza molto importante nel settore dell'auto, ma siamo presenti anche nel fashion, siamo presenti nei consumer electronics, nei computer e applicazioni simili, nell'interiors, quindi siamo estremamente trasversali.